E adesso ci occupiamo di una bellissima coppia che si è formata a uomini e donne, ossia Giulio Raselli e Giulia D'Urso. Sicuramente una coppia emblematica per quanto riguarda la trasmissione di Maria De Filippi. Per un semplicissimo motivo. Si sono scelti, sono andati a convivere a Milano, e nemmeno dopo 2 settimane è iniziato il lockdown dovuto a questo temibile virus che purtroppo ancora non ci ha abbandonato. Diciamola così, come vi ho sempre detto e come continuo a pensare, una coppia non la si vede nel momento della scelta, ma la si vede dopo la trasmissione. Tante volte alcune coppie escono dalla trasmissione, convintissime di essere innamorate, ma poi provano dei periodi di convivenza e si rendono subito conto che non era amore, ma un calesse. Ecco, una cosa è sicura: questo non è accaduto fra Giulio Raselli e Giulia D'Urso, che dopo la trasmissione hanno subito capito che il loro era un amore con la maiuscola. Sono sincera, a me il loro percorso dentro la trasmissione non aveva convinto, ma sul loro percorso dopo la trasmissione nulla da eccepire, sono veramente una bella coppia. E proprio su Instagram lei ha lanciato una bellissima dedica al suo amato, scrivendo che Giulia D'Urso dedica il seguente messaggio al suo amato Giulio Raselli, a uomini e donne. Io credo che la felicità sia guardare 2 occhi e sorridere, senza niente da chiedere, solo tante cose per cui ringraziare. Ed arriva il primo ringraziamento. Grazie a te perché mi hai protetta fin dall'inizio. Grazie per essere l'unico che riesce a farmi sentire bella anche quando sono struccata e sfatta. Grazie perché sei la cosa più bella e vera che potesse capitarmi. E continua a scrivere sempre Giulia D'Urso nei riguardi del suo amato. Grazie perché sei la ragione dei miei sorrisi più belli e perché so che sarà sempre così. Beh, insomma, secondo me davvero a volte 2 parole parlano molto di più di un poema, e questo è proprio uno di questi casi. Cosa ne dite? Vi hanno convinti anche a voi?